Car Carlo Pravettoni, scopriamo chi è uno degli uomini più influenti d'Italia. Un uomo con gli affari nel sangue ma non nel cervello, come l'ha definito un presidente degli Stati Uniti. Industriale, innovatore nato, inventore di nuovi prodotti, gli inizi non sono facili. Pravettoni entra all'asilo ed è ancora un signor nessuno. Così viene infatti chiamato dalla maestra. Signor nessuno, dimmi la vispa Teresa. E i compagni lo deridono, ma Pravettoni dice la vispa Teresa e la lira si impenna. Insofferente dei luoghi comuni, ribelle ma generoso e leale, sono tutte doti del suo compagno di banco. Pravettoni viene invece definito dagli insegnanti una miserabile pecora e sono insegnanti di manica larga. Oggi è amministratore delegato di una delle più grandi multinazionali del settore. Quale settore? Non si è mai saputo. Uomo di frontiera, imprenditore di razza, grande comunicatore. Non ama definirsi autodidatta perché non sa cosa vuol dire. Gli avversari lo definiscono uno squalo, gli amici gli gettano i bagnanti nella vasca. Chi è realmente Car Carlo Pravettoni? Andiamo a scoprirlo nel suo studio privato. Era quello d'oro! Car Carlo Pravettoni, alla scoperta di uno degli uomini più influenti d'Italia. Uomo cardine per grandi aziende, istituti finanziari, partiti politici. Come è arrivato al top un essere che al massimo aveva posato come modello per l'omino che c'è sulla porta dei bagni? Queste le tappe della sua ascesa. Anni 80, Car Carlo Pravettoni lancia sul mercato il würstel di pollo senza pollo e la lira si impenna. Anni 90 inventa la promozione globale. A chi compra una cosa ne regala un'altra a casaccio. In questi mesi la svolta conosce il conte Multedo Auzio Scavazzalonga, che lo prega di trovargli un nome più corto. Pravettoni gli suggerisce Bobby ed entra nelle sue grazie. Sposa la figlia Anna Peppa Scavazzalonga ed eredita la poltrona di amministratore delegato della Carter & Carter, un gigante del settore. Quale settore? È un segreto ben custodito. Per alcuni è un genio scomodo. Per l'economista Jack Price non ha superato il grado evolutivo dei crostacei. Qual è la verità su Car Carlo Pravettoni? Quali prodotti sconvolgeranno il mercato? In esclusiva ecco le sue dichiarazioni. Buonasera. Car Carlo Pravettoni, industriale, vate della nuova impresa, il simbolo, l'uomo nuovo cui guardano con stima e simpatia tutti i dittatori del mondo. Car Carlo Pravettoni, imprenditore che da sempre coniuga profitto e difesa dell'ambiente. Alcuni esempi. Durante la recessione, invece di licenziare 2.000 lavoratori, sceglie di piantare un albero su ogni dipendente in eccesso. Per tutte le aziende del suo gruppo, Pravettoni abolisce gli esperimenti su animali che non possano essere rivenduti a un ristorante. Educatore civico, regala con il prestigioso mensile Quadrupedi Benestanti la paletta per raccogliere i bisogni del cane. Il mese successivo, sempre in regalo, acclude anche i bisogni e la lira si impenna. Car Carlo Pravettoni disegna mondi, crea esperienze, comunica in grande nel senso che usa solo lo stampatello. Quale futuro vede Pravettoni per il mercato? Quali scenari nel terzo millennio? Entriamo oggi nel suo studio sperando che abbia preso un giorno di ferie. Pravettoni! Car Carlo Pravettoni, occhi puntati sull'uomo, sul manager, sul simbolo dell'imprenditoria anni 90. In media 15 ore di lavoro al giorno e senza mai svegliarsi. Car Carlo Pravettoni, alla guida di un impero multinazionale. Plastica, tessili, alimentari, di recente è entrato nei sughi, nel brodo, nel caffè. 1.000 miliardi di capitale interamente versato sui calzoni. E la lira si impenna. A un passo dal mito, secondo la rivista americana Fortune, Pravettoni è l'imprenditore europeo con la testa più simile a un cocomero. E comunque c'è dentro più acqua. Amante del bello, collezionista raffinato, legge moltissimo anche se sempre la stessa riga. Un capo amato e odiato, severo ma buono. Dà lavoro a migliaia di scimmie, visto che nessuno vuole lavorare per lui. Quali idee, quali appuntamenti, quale futuro, Car Carlo Pravettoni? Andiamo a scoprirlo nel suo studio privato, dove pochissime persone hanno accesso e quasi tutte cercavano un'altra stanza. Questa sì. Car Carlo Pravettoni, l'uomo, l'imprenditore, il profeta, tre facce diverse e su nessuna è mai apparsa un'espressione. Alla guida della Carter & Carter, colosso multinazionale, in pochi mesi è riuscito a riportare in attivo tutta la concorrenza.
Car Carlo Pravettoni, un cranio aperto alle intemperie, fautore delle nuove tecnologie nonostante un brutto incidente occorsogli con la posta elettronica. Cerca di leccare il francobollo elettronico e prende la scossa. E la lira si impenna. Uomo infaticabile, a pranzo resta in ufficio e mangia con la testa in un cassetto per non fare briciole. L'economista Jack Jasper di Boston lo definisce uno straordinario talento, ma nell'elenco telefonico di Boston non c'è nessun Jack Jasper. Genio per alcuni, per altri è visibilmente un idiota. Chi è realmente Car Carlo Pravettoni? Cosa proporrà ai mercati di domani? Per saperne di più, entriamo nel suo ufficio sperando di non svegliarlo. Grande uomo. Car Carlo Pravettoni, scopriamo l'uomo nell'imprenditore, il burattinaio nel manager, il criceto nella scatola cranica. Car Carlo Pravettoni, sguardo al privato dell'uomo faccia a faccia col mito. Riservatissimo, non ama le interviste perché non capisce le domande. Molto abitudinario, due figlie dalla prima moglie, dopo il divorzio si risposa e dalla seconda moglie ria le stesse due figlie. E la lira si impenna. L'intensa attività non gli impedisce di seguire le sue passioni, ama i giochi di intelligenza, in particolare il sumo tra scarafaggi, sport della cui federazione è vicepresidente. Car Carlo Pravettoni, giudicato uno dei 10 uomini più sexy del mondo dalla rivista Idrauliche e Spurghi, come si divide tra lavoro e famiglia, tra alta finanza e le passeggiate con il prediletto cane Cirpo? Bussiamo al suo studio sperando che ci apra il cane. Pravettoni?